Ciao, io sono Alberto Olla per MongoDBItalia.it. In questa lezione parleremo di Find e Find One. MongoDB ci offre due metodi per poter effettuare le ricerche all'interno delle nostre collection. Abbiamo Find e Find One, che sono molto simili alle Select delle SQL. Find ci restituisce più documenti come risposta, mentre Find One ce ne restituisce sempre solo uno. Beh, io consiglio di partire da Find One, dato che è molto più semplice. Vediamolo. Per cercare un singolo documento si usa la funzione findOne. Questa può essere chiamata senza argomenti per ricevere un documento random della collection in questo modo. Vi chiederete a cosa serve usarla così? Beh, diciamo che può essere utile per dare un'occhiata alla struttura dei documenti in delle collection che sono molto grandi. FindOne può essere invocata anche con un argomento che viene usato per fare un match con i documenti. Diciamo che è una sorta di where nelle query SQL. Quindi è una condizione. Vediamo un esempio. db.users.findOne, aperta parentesi, apriamo un nuovo documento, name, due punti, Alberto. In questo caso viene restituito il primo documento che soddisfa il criterio di ricerca, ovvero la chiave name deve avere il valore Alberto. Come secondo parametro facoltativo possiamo anche specificare quali attributi vogliamo che ci vengano restituiti. Ad esempio, aggiungiamo dopo il documento, virgola, apriamo un nuovo documento, name, due punti, true. In questo caso ci mostrerà solo l'attributo name. Anche se noi non abbiamo specificato, ci verrà mostrato anche l'attributo underscore id. L'attributo underscore id viene considerato da Mongo come una sorta di attributo speciale, per questo ci verrà sempre mostrato, a meno che non siamo noi a specificare il contrario, scrivendo underscore id, due punti, false, nelle opzioni di visualizzazione. Benissimo, se volessimo effettuare delle ricerche che ci mostrino più risultati, non potremmo più usare findOne, ma dovremmo usare find, che è del tutto simile, con l'unica differenza che non ha il limite di 1 nei risultati di ricerca, quindi ci mostra più risultati. Prima di tutto, predisponiamo una collection per tutte le nostre prove. Ci serve una collection bella grande per fare vari test. Copiamo e incolliamo questa parte di codice JavaScript. Ve la lascio nelle slide o comunque nel testo della lezione nella pagina del sito mongodbitalia.it. Spieghiamo cosa fa questo codice perché non essendo indentato si capisce ben poco. Essenzialmente popola una nuova collection con dei punteggi di varie prove o esami per 1000 studenti. Più precisamente abbiamo un primo ciclo che viene eseguito 1000 volte per tutti gli studenti. All'interno di questo abbiamo un secondo ciclo che viene eseguito solo 3 volte. L'indice di questo secondo ciclo viene utilizzato per scegliere il tipo di prova. Quindi per ogni ciclo viene salvato un nuovo documento in cui c'è il numero dello studente che corrisponde all'indice del primo ciclo, il tipo di prova e un numero casuale che rappresenta il voto. Quindi vuol dire che noi alla fine di tutti questi cicli avremo 3000 record o comunque 3000 documenti. Proviamo a visualizzare la nostra collection db.score.find. Dal momento che abbiamo molti documenti, non può di certo restituirceli tutti assieme. Noi adesso ne abbiamo soltanto 3000, ma immaginiamoci se ce ne fossero stati 10.000 o 100.000, anche più elaborati dei nostri, che sono molto semplici. Avremmo avuto sicuramente un picco di carico, soltanto per visualizzarli. Per evitare questo problema, la shell ci limita automaticamente la query. Per scorrere e visualizzare i risultati successivi, possiamo scrivere it. In questo modo il cursore andrà avanti. Però così facendo i risultati sono poco leggibili. Per avere una visualizzazione più pulita è meglio scrivere db.score.find.pretty. Come abbiamo visto per findOne, anche nella funzione find possiamo specificare delle condizioni. Quindi db.score.find, apriamo il documento type prova, oppure db.score.find, apriamo il documento student 19. Volendo possiamo anche combinare più condizioni assieme, concatenandole con la virgola. In questo modo, db.score.find, apriamo il documento type prova, virgola, student 19. In questo caso la virgola funge da end, perché il documento deve soddisfare entrambe le richieste nello stesso momento. Possiamo anche specificare il secondo argomento facoltativo, che serve per dichiarare esplicitamente quali attributi deve restituire la query. db.score.find, apriamo, scriviamo la nostra condizione, virgola, apriamo un nuovo documento, score, due punti, true. Di default ci verrà sempre mostrato l'attributo underscore id, proprio come per findOne. Se non lo vogliamo dobbiamo specificare il contrario scrivendo underscore id, due punti, false.
Benissimo, spero che la lezione vi sia piaciuta, se avete problemi o dubbi potete lasciare un commento qui sotto o venire a trovarci sul sito mongodbdelea.it. Lì c'è il forum, possiamo chiacchierare, insomma, aiutarci a vicenda.